Signori, che cosa mi è stato detto? I labirinti sono dei dungeon che non hanno alcuna influenza sulla storia, quindi possono essere fatti e no. Da cosa posso dedurre da questa cosa? Che io semplicemente vado qua, metto il mio calice, anche se probabilmente non va bene. Materiali insufficienti, echi del sangue ne ho. Sangue rituale ne ho. No, non ne ho proprio allora. Materiali insufficienti. Credo di sì, credo che. Oddio, si può fare, eh. Cioè, per carità, lo potrei anche fare, ma alla fine non avrebbe senso perché alla fine se non mi dà nulla, vedi io qua ho tutte le varie lapidi, le varie tombe, ma se alla fine non mi dà niente per la storia, mi sembra abbastanza inutile adesso farne. Cioè, lo posso fare, come lo sto facendo adesso. Potrei anche esplorare il sotterraneo. Però. Mi sembra inutile adesso. Mi sembra inutile. Cioè, potrei anche giusto vedere com'è. E poi tornare a esplorare quello che stavo esplorando prima. Cioè, Yharnam. Andare a affrontare le ombre di Yharnam. Il carcere di Ipogeo e così via. Quindi adesso al momento mi sembra inutile, quindi io, siccome non mi sento ancora pronto per affrontare le ombre di Yharnam, andrei a esplorare magari il carcere dell'Ipogeo, che già ho esplorato parzialmente. Ma non tutto, diciamo che qua ho trovato delle cose che mi hanno aiutato a potenziarmi, diversamente dai dungeon. Quindi provo a farci un giretto e vediamo che cosa mi può aspettare. Io ho già detto, l'ho già esplorato parzialmente, non tutto, anche perché ero di fretta, c'è una zona che non ho ancora visto. Così, tanto per vedere. Siamo qua. Facciamolo. Un'uscita. Sì, probabilmente l'avevo aperta qua io. L'avevo aperta io questa, sì. E se no non sarebbe aperta. Oh! Tu, vieni qua. Questo mi dà un sacco di. Questo mi dà delle gemme. Ah, gemelli. Sì, i gemelli una volta li cercavo tanto, adesso non mi servono neanche più. O comunque mi servono meno. Qua tra l'altro ci sono due maiali. Uno arriva da lì, credo. Credo, eh. Infatti, ma già visto. Oh merda! Però se mi compari così all'improvviso. Ma. Magari da qua riesco anche a colpirlo. Eh sì. Attenzione veleno lento, aspetta. Cazzo se mi ha iniettato tanto veleno lento. Merda! Vaffanculo, schifoso maiale di merda. Che pezzo di merda. Infatti dovrei avere una buona resistenza al veleno. Mi sa sto cazzo però. Allora io di là ero già andato a controllare, ho fatto anche il video, dovrebbero anche pubblicato, perché sì, in questo periodo sono un po' preso, quindi non so, non ricordo bene cosa faccio e cosa no. C'ero già stato, questi sono i cani, sì, ci sono già stato. Il cancello è chiuso. Non
si apre, infatti. Ma io qua... Io ero andato da qualche parte qua. Una volta che avevo esplorato. Adesso non vorrei confondermi. Ma ero stato dietro addirittura. Però poi non ho proseguito perché non volevo... Non volevo. Perché comunque sto facendo una serie, quindi volevo rispettare i tempi. Sì, esatto. Tra l'altro non si sta muovendo, ma sembra che si stia muovendo. Allora, io arrivo da qua. Rientriamo da qua un attimo, che devo vedere una cosa. Aspetta. Attenzione. Qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Allora, come... Da dove sono arrivato? Da qua. Credo. Dove minchia sono arrivato? Non riesco più a orientarmi. Aiuto. Chiedo aiuto. Adesso sono salito subito di qua, quindi arrivo da qua io. Ok. Perfetto. Ecco, infatti, io arrivo da qua. Qua c'era una nota che avevo già letto. Rituali del da incubo bramano un neonato. Trovane uno e silenzia il suo pianto straziante. Quindi vuol dire che qualcuno sta facendo un rituale. E devo impedirlo? Allora ero andato di qua. Ah, ecco qual è il problema. Le vecchie. Adesso mi ricordo. Le vecchie sono il problema. Perché se io appena entro dentro mi prendono e mi uccidono. Cioè, almeno quando ero un po' più basso di livello mi ammazzavano. Cioè, non riuscivo a liberarmi. Ed io ero andato qua dietro e avevo aperto una porta. Adesso mi ricordo. No, qua è l'entrata, lì c'è già una vecchia, vabbè, a parte quello. Io ero entrato da qui, qui ci sono due cani, mi pare, sì. E c'è anche uno stronzo. Dai cani, venite, su. Dai, dai. Venite insieme. Potrebbe essere un problema. Ok, dai. Uno, due e tre. Quindi questi sono un po' più forti di quegli altri. Io so che ci volevano tre colpi per farli fuori. Sì, dai, invece di abbaiare. Merda, ho perso il tempo. Ok. Io ero sceso di qua. Esattamente così. Esattamente così arrivavano le vecchie. Guarda, le stronze! Ma che faccia di merda! Le vecchie! Qua è pieno di esseri umani finti morti. Esattamente. Esattamente così. E lì ce ne sono due forti. Qui sono molto più forti di quegli altri. Ah, questo è già morto, ok. Ne contate di vari tipi e rompono il culo quelli lì. Se danno la sacchettata addosso è la fine. Nonostante comunque ha aumentato notevolmente la resistenza. La morte.
Il problema è quando sono incazzati. Quando sono incazzati diventano fortissimi. Il fatto è che non ricordo che cosa. Probabilmente è lì dietro che ero andato. Devo farli avvicinare. Oh cazzo! Oh! Sei una merda! Non riesco a vedere. Faccia di merda! Ok, uno l'ho fatto fuori. È fantastico, già uno ce ne siamo liberati. Uno, due e tre. Sono bastardi questi, eh. Veramente stronzi sti due. Ok. Attenzione. Ecco, io forse ero arrivato qua, non ero andato oltre. Esatto. Oh cazzo! Oh cazzo, ero arrivato lì, è vero, che poi mi ero fermato. Ragazzi, lì c'è un boss. È forse lui il boss, quello che mi collega di là al centro di Yharnam. Lo sentite il ringhio? È lui. Esatto. Quindi io appena aprirò quella porta, se c'è una porta lì, mi ricollega a dove c'erano i lupi mannari, teoricamente. Ecco, l'unico problema è capire se riusciremo a sconfiggerlo. Noi ci proviamo. Se andrà bene, bene, se andrà male. Ci riproveremo un'altra volta. È di sicuro forse più fattibile delle ombre di Yharnam. Ragazzi, scopriamolo insieme. È un po' sto cazzo, ecco. È un po' forte, eh. È un po' tanto forte. È un po' tanto forte, ragazzi, eh. Aspetta che sono sotto di lui. Sto cazzo che sono sotto di lui. Dai, dai. Mi sta ammazzando, mi sa, eh. Non ci sto capendo una sega, sappiatelo. Allora, dai, ricaricati su cazzo di vigore. Sono un po' vicario a media. Forse avrei dovuto attaccarlo prima. Porca puttana, ho perso il tempo. Oh! Mi sta mettendo all'angolo, mi sta mettendo all'angolo. Non sto capendo una sega, c'è troppa elettricità. Porca puttana quanto è forte. Dovevo attaccarlo, dovevo attaccarlo. Ne ho avuto l'occasione e non l'ho attaccato. Porca puttana quanta agilità che ha. Dai, da sotto forse. Dai. Dai, ricaricati.
Sì! Sì, l'ho fatto fuori! La belva oscura di Parl! Sì, cazzo! Stemma da cacciatore con scintilla. Accendi la lanterna. Oh, porca puttana, che fatica. Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto fuori quella bestia. Quella è la porta che mi collega. È lei. È lei, ragazzi, è lei. Oh, santo Dio. Mamma mia, che fatica. Ah, lì si prosegue. Si prosegue di lì, aspetta. Apriamo la porta nel frattempo. Mica c'ho... C'ho gli spasmi. Ok, Old Yharnam, ragazzi. Altro che carcere dell'ipogeo. Siamo sempre a Yharnam. Siamo sempre solo a Yharnam. Fantastico. Mamma mia, che fatica, che fatica, che fatica. È stato tostissimo, eh. È stato veramente tostissimo. Sì, sì. Un attimo di ripresa, ripresa, perché... Veramente... Bene. Ora che abbiamo aperto il cancello, direi di andare qua e vedere che cosa ci aspetta ancora. Cosa ci riserva il futuro. Ok, figura di merda. Io arrivo da qua. Benissimo. Scusatemi, ma sono ancora un attimo preso dal combattimento. Quindi se io sono arrivato da qua, se qua non c'è nessuna via, vero? No? E allora mi sa che l'unico modo è tornare a Yharnam. Possibile? Eh sì, è proprio possibile. Però io in più adesso ho uno stemma. Vediamo lo stemma, che cosa ci serve. Stemma del cacciatore con scintilla. Stemma degli amici di Archibald. Archibald, membro dell'officina. Ah. Forse potrebbe esserci utile al sogno del cacciatore. Allora, io teoricamente qua sono appunto collegato a Old Yharnam. E qua ci dovrebbero essere i lupi. Giusto? Esatto. Tutto torna. Però è un peccato che non ci sia un'altra area in più da esplorare. Sì, ma comunque è stata durissima, eh. Porca puttana! L'altro l'avevo risvegliato e non mi ricordavo neanche. Eh sì, ragazzi, sì, 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 è andata benissimo. Vediamo cosa serve l'oggetto nel caso, che tanto qua non vedo niente. Non vedo nessun'altra via. Poi secondo me ci devo tornare perché ho sbloccato qualcosa. Però intanto vediamo cosa è successo qua. Ok, membro dell'officina. Io qua non vedo nulla dell'officina, a meno che... No. Allora, innanzitutto... No, prima devo ripararla. Più che altro. E la riparo sempre dopo poco. Allora, qua non cambia niente. Ok, non ho raccolto... No, perché... devo vedere se ho raccolto delle cose, non me ne sono neanche accorto. Cose che capitano. Non so qua, devo adonare sti tizi qua in qualche modo. No.
qua non ho sbloccato assolutamente nulla. Se no potrò tornare di là a vedere se riesco a sbloccare qualcosa. Aspetta che qua ci sono quelli in alto che hanno sempre delle cose nuove. Carta del fulmine adesso. Prima non ce l'avevo. Aggiunge effetto da fulmine. Sì, però va usata. Ah, va utilizzata ogni volta. Ok. Sembra non esserci nulla di nuovo. Ah, questa. Che dovrei anche avercela forse come arma, sapete? Però 26.000. Sembra un po' eccessivo, eh. Ok. Controllo un attimo se si è aperto un cancello che è chiuso sin dall'inizio e non vedo l'ora che si apra. Ma la vedo difficile. Che ci voglia così poco, insomma. Va bene, torniamo al carcere dell'ipogeo, vediamo cosa è successo. Se ho sbloccato qualcosa. Intanto qua c'è un posto in più? Eh sì, cimitero della Belva Oscura. Esattamente. Però io torno... No. Io torno qua un attimo. So che devo fare pure rifar fuori ancora il maiale, che palle. Allora. Avevo diverse strade, tra l'altro. Io le ho esplorate già tutte. Adesso arriva quel maiale di merda lì. Dai che mi hai già visto, su. Ecco, già visto, deve caricarmi. Compare sempre dopo. E insomma, è un bel bug questo, che mi passa attraverso qua ogni tanto. Maiale di merda, guarda, guarda, faccia la culo. Dai, fatti vedere. Un sacco di merda. No, veleno no, eh. Veleno non si fa. Mazzati. Allora, le possibilità possono essere che qua si è sbloccato qualcosa. Tipo quella porta là in fondo. Esatto, non si è ancora sbloccata, perfetto. Non è ancora il momento. Allora vado a vedere in fondo. Devo stare attento al maiale perché ce n'è un altro. Poi veniva fuori scritto: guarda, un cielo da sangue smunto. Aspetta, fammi vedere un secondo. Gli amici di Archibald, mi sta sfuggendo qualcosa, ragazzi, mi sta sfuggendo qualcosa, sicuramente qualcosa che non ricordo. Dai, sacco di merda, vieni.
Cazzo, passa attraverso. Ma che maiale di merda. Alzati che devo recuperare la vita. Schifoso. Ma qua era pieno di cani, mi ricordo. Guarda che ho sconfitto un drago io, eh. Una bestia elettrica ho sconfitto, eh. Ecco, adesso sarebbe giusto che morissi perché sto facendo troppo lo spavaldo. Oh! Ma che cazzo? Vieni. Ma che cazzo fai? Dovrei magari esplorare un po'. Un po' Yarnar. Che magari. Dove sono le lanterne? Che ci sono i tizi e qui devo fare le missioni. Magari. Mi sblocca qualcosa. Vai. Ok, andato. Anche questo. Ok, a posto. No, qua nulla di insolito. Sento dei canti come se fosse una messa. Una messa un po' inquietante, eh. Ebbene sì, allora, direi che posso magari esplorarmi un po' Yharnam, scoprire se mi è sfuggito qualcosa. A me è sfuggito tanto da quando ho iniziato sto gioco, sinceramente. Non, l'ho preso un po' alla leggera e ho sbagliato, lo so. Ho sbagliato veramente tanto. Comunque è più profondo di quello che può sembrare. Niente, allora a questo punto quasi quasi farei finire qua l'episodio. Io intanto vado a vedere cosa succede se faccio un giro per Yharnam. E ci vediamo al prossimo video. Vi lascio così con la luna. Ciao!